Good morning, hello everybody. So here we are indoors today. Buongiorno a tutti, siamo dentro oggi perché c'è un vento, fa freddo e quindi siamo belli dentro al calduccio. So we're in the warmer house. So let's wait a second while our friends join us. And we have allegro, we have like a happy, cheerful session this morning. So let's go through the basics. Facciamo tutto da capo, allora assicuriamo che la sedia è bello solida. So let's make sure our chair is pretty solid. And it's better when it doesn't have any arms, è meglio quando non c'ha le bracciole. Con un scanile. Però tendiamo di non appoggiarci dietro. So we try not to like slouch and lean. So we're sitting in our own position. So spero oggi in inglese questa lancio un podcast molto interessante sul tema della risata. So today hopefully I'm gonna launch this new podcast with Katie Rose White about laughter. And the interesting thing, and I've been experimenting this with myself, is that laughter really is just a tiny way away from making any experience, transforming any experience. And it's specific, it's really good with like heightened emotional states like anger, fear, when they're really up, we just make a slight and we go into the laughter. Well, let's try and see something today. Allora, sto dicendo che questa settimana sto sperimentando su di me questa cosa sulla risata proprio. Può trasformare qualunque cosa, cioè qualunque stato eccitato in uno stato poi allegro, diciamo. Quindi la rabbia quando siamo molto arrabbiati, oppure anche la paura quando siamo con delle sudori freddo. Così il panico addirittura, il sintomo fisico è identico praticamente quando ho paura o quando sono molto felice, molto, come dire, gioioso. È come il cervello l'interpreta, questa è la differenza. Noi possiamo suggerire al cervello che queste esperienze che sto vivendo invece è uno che mi piace, ok? E quindi this is all in the podcast, in the English podcast, so it's just like any heightened state we can transform into a laughing one. So we don't always feel like laughing, non ci sentiamo sempre come ridere. Katie nell'intervista suggerisce che proprio nei momenti che non ci sentiamo da ridere o niente, da, come dire, cercare un po' di riderci sulle situazioni. So Katie invites us in this podcast, especially in the moments where you don't feel like laughing, to laugh, and this can really change our relationship with the day. Per esempio, facciamo cadere una barattola di marmellate per terra, anzi fa un disastro. Ah, ma questa marmellata perché stava qui? Cosa era? Diciamo, oh, che incredibile, la marmellata si è frantumata per terra. E ti fa una bella risata così. So like, let's say like a jar of jam falls on the floor, and rather than having like making a drama of it, like, we like, oh, fabulous, the jam has fallen on the floor. And it's especially good with somebody else to bounce this off together with. So I don't know what we can see today about this, but something, anyway, I hope to transmit. Allora, iniziamo a muoverci e basta per un momento. So let's just start moving ourselves a little bit in a sort of, a bit of brain gym way. So like leg and arm, the opposite. Like, we could even do this, you know? Let's do this. Facciamo questa per iniziare. Facciamo finta di essere
questi russi che ballano. So let's pretend we're like these Russians that dance, you know, they get really the Cossacks, you know, they get really low, but and that's really hard. So let's just do it like it. Down, da 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 down. Okay, now with the arms. Down, da 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 down, da. I know what you're thinking. This is just way too silly, and I don't want to join in with this. So che stai pensando che questa è troppo stupida? Però questa è una sessione particolare, è una sessione tra Natale e Capodanno e ci buttiamo dentro lo stesso. Ci torna un'allegria incredibile oggi, ok? Quindi la facciamo tutti quanti, ok? So let's just do this. This is a special moment between Christmas and New Year's. And it's a very special year, of course, we know. So let's just do it. We've got nothing to lose whatsoever. Okay, so down, da da down, da da down, da da down, da da down. If you like to sing along with me, down, 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 da down, da down, da down, da down, da down, 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 down. Hey, bum, 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 bum,
So I feel really stupid. Actually, I feel really good now. Io mi sento un po' un idiota, però mi sento anche molto bene adesso. Quindi questo è l'importante, ok? Allora, facciamo questa. Quindi, teniamo la sedia con le mani. Let's hold onto the chair with our hands so we're not gonna fall off. Down, 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 down,
Again, ok, cool. So, rub our hands together, scrofiamo le mani insieme. Ok, let's play another game. Facciamo un altro gioco. Questa è un po' più di propriocezione. It's not a proprioception game, but it's, I like it. So I put my hand out here, and my finger is there. I close my eyes, and I go and touch my finger. Tic. And I almost made it. E quasi l'ho fatto. E quell'altro dito lo metto dall'altra parte. Guardo dov'è. Chiudo gli occhi e lo vado a toccare. Boom. L'ho quasi fatto. And I almost made it. So again, tac. Close my eyes, duck. Again, duck. Close my eyes, duck. And then maybe you start with the other hand. Forse iniziamo con l'altra mano. Quindi, duck, duck, duck. Close my eyes, chiudi gli occhi, duck, duck, chiudi, duck. Dove vogliamo nello spazio? Duck. Sempre con gli occhi chiusi adesso. Duck, 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 duck. Duck, 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 duck. Cool. So now let's do it with our body. Allora, facciamo col corpo ora. Sempre con gli occhi chiusi, usiamo gli indici sullo stesso lato. Quindi ginocchia, so knees, we touch our knees without looking at them, yeah? Shoulders, ok. And feet, and bum, e il sedere, devo dire questo è anche in italiano, chiaramente. Ears, orecchie, eyebrows, sopracciglia, e così impariamo anche l'inglese e l'italiano, eh? So we're learning English and Italian at the same time. And your beard, your chin, il mento, ok. Bene, ora facciamo con i mignoli, so let's try it with our little fingers now, ok? So, let's do it crossing, lo facciamo incrociato ora. Gomiti, occhi chiusi, gomiti, elbows, and knees, crossing, crossing,
crociamo con le ginocchia, piedi sempre incrociati, spalle, orecchie, è difficile, eh? Mento, ok. You know, these are games, but they awaken up the awareness in the bodies. Questi sono giochi, però ci portano a essere consapevoli e vivere di più il corpo dall'interno. To live the body more from the inside than from the outside. So we have more of an idea of how big we are. Ok, allora facciamo un po' di allungamenti. So let's have a big stretch. Ci stiracchiamo. Ok, the other side. L'altro lato. Ok. Questo è molto sciogliere qui anche, e qui, so this loosens up the whole of this area, no, and the shoulders. Let's do it again, but not with arm in the air. Facciamo ancora però senza il braccio su, così. E respiriamo un po' dove abbiamo una mano qua. So let's breathe where we have a hand here. Grazie per i messaggi che state scrivendo. Vedo che ci sono i messaggi, ma non riesco a leggerli da qua. So, thanks for your messages. I can't read what you've written here, but I will read them afterwards. Li leggerò dopo, ma sono contento quando mi scrivete. Mi fa sentire in compagnia un po' di più. Però siamo in compagnia. It makes me feel like, yeah, there's a bit more of a communication. Even though it's strange, of course. But anyway, so again like this, hands here, breathing, mettiamo le mani qua, respiriamo un po' più in questa fascia. Inspiro, apro, espando. So I breathe in and I expand. And I breathe out. And it goes back like a cylinder. Again. Sentire un momento gli effetti, so let's just feel the effects a moment. Ok, so let's try and do some more coordination things. Facciamo ancora qualche cosa di coordinazione. Poi ci alziamo in piedi, facciamo altre cose. Allora, un braccio fa un cerchio così. E l'altra lo facciamo andare su e giù. So one arm goes up and down, the other arm makes circles. Ok, change the direction of the circle, cambiamo direzione della rotazione. Ok, l'altro. Il cervello anche buono imparare le cose con la mano sinistra che non siamo abituati a fare. So for our brain it's really good to do things on the left hand that we're not normally used to, that might feel actually also a bit uncomfortable. Proprio il discorso del cervello, dobbiamo proteggere bene il cervello. We have to really look after our brain and keep it young and keep it engaged.
per ovvi motivi, for obvious reasons, ok? So let's go down, relax a moment, rilassiamo tutto, lascia tutto andare giù. Head relaxed, head is really, really relaxed. Shoulders relaxed, hands relaxed. Lasciare ancora andare, relax more and more, let it all go. Ok, we're gonna come back up again, torniamo su piano. Ok, we're gonna laugh a little bit more in a moment, ok? Ridiamo ancora un po' tra un po', però prima è stato un anno molto intenso. Pieni di stimoli, siamo straccarichi, siamo molto tesi anche. It's been a very intense year, we're overstimulated, we're bombarded with all sorts of notions and worries, and we're holding a lot, and our bodies are quite tense. So, you know, we need to let go of this. Quando lasciamo andare questo, allora iniziamo a avere un po' più chiarezza. We start to have a bit more clarity going by. So now we're going to go forwards again. We're going to hold on to our wrist behind us. Teniamo il polso destro dietro, no, our right wrist. We're going to go forwards. And just the invitation now, l'invito è proprio di lasciare andare tutto quest'anno. Capito? Cioè, un'impresa titanica, però cercare di lasciare il più possibile andare. Se non vi sentite comodi così, con la mano così, mettete le braccia giù. Ok? So if you don't feel like, put your hands behind you. On your back, put your hands down. But let go of your head. Lascia la testa. Lascia le spalle. Lascia. Ciao. Salutiamo quest'anno passato. Ok, piano tornare su. Slowly coming back up again. Momento per che non gira più la testa. So just a little moment. Calm down any dizziness in our heads. Ok, twist. Facciamo una piccola torsione, non troppo, il giusto, che sente che è tutto un po' attivato, che si respira qua, qua. È chiaro, vogliamo attivare un respiro più di pancia, però anche qui, anche qui, tutto, anche dietro. So it's clear in yoga we want to activate more of a belly breath, but we also want it to be on the sides. And we also want it to be in the back and up here, spherical, the whole thing a big sphere. Ok, the other side. Ok, so now we're gonna have a laughter rowing boat. Facciamo una barca a reme ridente. Facciamo una gamba alla volta. Sarebbe tutte e due, però è troppo. Would be both legs at the same time, but it's probably a bit too much. So let's row forward. Watch out for your chair. Attenti alla sedia. We start off really slowly, ok? So ha 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 ha. Ha 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 ha.
It's a bit fake to start with, but we're gonna get into this. Okay, so. A bit faster. And start kicking the legs a bit more. Why you don't even know why you're laughing anymore. Dopo un po' non sai perché stai ridendo perché è bello ridere, come i bimbi. So che. Ok, the other way. Ok. So, you might not have laughed now, you might have laughed. Try it on your own, you know? It certainly sparked up something in me and I feel much more alive now. Qualcosa è acceso in me, mi sento molto più vivo, tutto quanto. Sì, iniziavo a fare finto, però poi ridevo veramente. So yeah, I started to fake this. You know, it's good. I find it's good with movements, to laugh, fake laughter with movements, and then it all comes. Quando facciamo finta un po' con dei movimenti, poi arriva, se no è solo qui, è troppo, troppo, tutto il corpo. Profondo. We need to do something else though, ok? So how is everybody? Va tutto bene? A volte ci preoccupiamo anche un po' dei vicini, di chi, con cui viviamo, quando facciamo queste cose. So what, sometimes you worry a little bit about our neighbors or the people we live with. They think I'm mad, I'm laughing on my own. They pensano che sono impazzito, che rido da solo. Vabbè, ok, alziamoci in piedi. Facciamo un balletto attorno alla sedia. Change. Change. A change. Ok, cool. Oh no, I don't want to sit down. Scusate. Faccio un bell'albero di Natale. Let's make a great Christmas tree. I think I've got my head cut off, but hey, I'm indoors. Forse c'ho la testa tagliata, però sono dentro. C'ho le mani in alto, come l'albero di Natale. Oh, it's very windy today. So, yeah, this on the side. I'll try and do it down. So, like this, okay? Oh, I will make like a separate video to show off my wardrobe. Lo farò un video a parte per mostrarvi questo armadio che avevo costruito insieme a Michele. Molto bello, sono molto felice dell'armadio. Ok, let's go to the other side. Andiamo dall'altra parte. Ok, bell'albero di Natale su con le braccia. So beautiful Christmas tree with arms in air. Okay, and then like a, yeah, sort of like a floppy Christmas tree. L'albero di Natale è un po' floscia adesso. Per dire, perché tira qua tutto. So it's put it like, pulls a little bit all on the side here. Cool. Okay, now.
Non troppo, è il giusto, il giusto. So we're not pulling too hard, you know. Trying to connect it all a bit more. Connect, connect, connettiamo un po' più questa e questa. Ok. Ok, facciamo così oggi. Let's do this, like this. È molto importante imparare sempre cose nuove. Periodicamente iniziare proprio con un principiante, iniziare da capo qualcosa. So it's really important to learn new things. And start from scratch sometimes to keep the brain activated, our interests activated. Not too many things, non troppe cose, però approfondire alcune cose è un po' bene. Ok, let's do this today a little bit. This is good for the spine, questo va un sacco bene alla colonna. Le persone che guarderanno questa per la prima volta, ogni volta è un po' diverso queste sessioni, questa oggi è un come dire, particolare. So, people are watching this video for the first time, whether it's live or recorded. The sessions are all very different. This one is a bit particular today, definitely. Ok, now we're starting to feel good, ok? Ora ci iniziamo a sentirci meglio. Allora, tanto che non facciamo i giri della caviglia. It's quite a long time, you know, that we didn't play with our feet. Ankle rotations the other way. Ok, massaggiamo il piede. Massaggia foot a little bit. And a little bit for our knee. Facciamo un po' di TLC on our knee. A little bit of tender loving care, di dolce amore al nostro ginocchio, che ringrazio subito, sentite? Anche per l'anca. Ok, e andiamo avanti, che questa la apre di più. So we're just gonna go forwards, and this is really pulls all over this, and just we look after our bodies will look after us, basically. Prendiamo cura del nostro corpo, il corpo prenderà cura di noi. Ok, l'altro piede. Però non con un senso di dovere, un senso di piacere, di scoperta, di curiosità. So not like with a feeling of duty, you know, that I have to do these exercises, and but it's with an attitude of joy, of wonder, of curiosity. Ok, our feet. Domenica prossima ripropongo questo incontro sulla abbracciare e accogliere l'incertezza. Sessione di 2 ore su Zoom. Molto interessante, molto intenso, però molto interessante. E la domenica dopo ancora, dalle 5 alle 7 sempre, sarò su seguire il cuore, seguire l'intuizione, come entrare un po' più per, come dire, trovare un percorso che ci consone, no? Una cosa che ci porta gioia, non
non finiamo per fare cose che non ci interessano. Ecco. Anni? So, just saying in Italian that. And I might have some hold some of these again in English next week, holding this thing about embracing uncertainty. We did it once already in English, and then I'm going to hold something about the week after. It's holding a session on following your heart, following your intuitions, right? And this goes together with embracing uncertainty, because if I follow my heart, my intuitions, then it probably guides me in the right direction for me and for things to unfold in a better way. Anyway, this is the theme of this workshop. Questo è il tema di quel workshop lì. C'è un link per prenotarsi su Zoom. E come anche queste sessioni qua, offerto nello spirito del dono, che vuol dire che siete benvenuti a dare un contributo, quello che potete, quello che vi va, quello che sente giusto, prendendo in considerazione tante cose, quindi non pretendo neanche niente in cambio, però sono felice quando ricevo delle donazioni, ovvio. So yeah, I was just saying that all of these courses, they're holding the spirit of the gift, where yeah, who can the donations are very welcome, and I'm not pretending them from anyone. I'm just interested in giving right now. I find it important to give. I've received a lot. But you know, I'm also very happy if I receive donations then. But I'm not expecting them. So you know, sometimes we're very stressed about money. So it shouldn't be another stress. Pass it on. Pass it on, they say. So let's come up again. I think we should have a little dance on our chair. Penso che sarebbe buono fare un piccolo balletto sulla nostra sedia. Balletto spontaneo, senza musica. Cioè, che muovere le braccia un po'. Non cercare di non cercare di imitarmi. Don't try and copy me. Just play around with your body, but without falling off the chair, please. Senza cadere sulla sedia. Esplorate un momento, esplorate, esplorate quello che vi va di fare, di muovere. Ecco. Spontaneo, libero. Respiro sciolto. So breath is very free. Just a moment, ancora un momento, sentire un po' gli effetti. Thank you. Grazie. Ci vediamo lunedì prossimo! Vediamo un po'. Abbiamo dei commenti qui. Buongiorno, Flavia. Good morning, Raffaella. Qui nevica Paola addirittura. Come e dove dare il contributo? Sul PayPal. Poi magari la scrivo. PayPal.
me barra playful life. So have an amazing day, and let's all try and laugh a bit more. I certainly need to laugh a bit more. So cerchiamo di ridere tutti quanti un po' di più. Sicuramente a me mi fa un sacco bene, sicuramente a voi anche fa un sacco bene. Cioè, allora, alla prossima. E chiudo la cosa, ciao, grazie.